Ilaria. Ilaria, ciao Monica. Ciao. Oggi è il giorno di Ilaria, conto da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come la vedi. Mi mostra una scena di una vecchia serie TV, anni 70-80, La casa nella prateria. Ne vedo in particolar modo il personaggio di Laura Ingalls. Ci ricordi chi era? Sì, era, diciamo così, vabbè, c'era una famiglia costituita da madre, padre e due figlie. Insomma, una di queste due, che appunto è Laura, è una bambina così molto pura, forte, coraggiosa, determinata. Ti dà l'autorizzazione. Sì, così, sotto forma di Laura Ingalls, con le sue trecce. Va bene. Vibrazione di Ilaria Laura. 59 miliardi. Consapevolezza. PS. 170, 52, Vite.900, Cervello. 9,7. Vabbè. Promossa 100 lode. È una perla, Ilaria. Diciamo che sulla base dei tempi mi riesce difficile definirla una perla, perché abbiamo sempre individuato bambini o ragazzini, no? Come perla, lei è già adulta. Come se fosse, appunto, l'abbiamo definita in passato una protoperla, no? Ma è un bambino indaco, come si diceva una volta. Non mi piace tanto la definizione di bambino indaco, comunque sicuramente è una creatura molto speciale. Va bene, diciamo protoperla. Va bene, Monica, cerca i due Cinivac nel corpo di Ilaria in termini energetici. Sì, me li fa vedere come due pulviscoli collocati nelle ovaie. Uguali. Dunque, mi sembra leggermente più grande a destra. Ma uno sta a destra, il primo sta a destra, il secondo e viceversa, l'altro a sinistra. Sì, uno è collocato in corrispondenza dell'ovaia a destra e l'altro dell'ovaia a sinistra. Ok, perché sono andati lì? Perché diciamo che è una delle zone che vengono colpite, riguarda proprio anche l'aspetto fertile, no? Soprattutto nelle donne, oltre che, insomma, abbiamo già visto tante volte, no? I coaguli, il cuore, eccetera. E vedo che, essendo lei una protoperla, anche se poi non c'è nei suoi desideri il fatto di diventare madre, è stato un modo comunque per ostacolarle la possibilità di generare delle perle. Interferenze eteriche. Ma rimangono comunque abbastanza ininfluenti. È un pulcino. Quindi un falconiforme bebè e un EDL. Basta. Entità mentali. N'è una. Si chiama Vittima. Vittima, che è di livello 2-3, è vittima su diversi fronti,
Magari in passato si può essere sentita vittima di abduction, a volte vittima di invidie, a volte sopraffatta, dal senso di soffocamento nell'essere dipendente, vittima della paura di guidare. Un po' di tutto, quello che si è detto. Impianti. Ne ho visto solamente uno mentale, diciamo così, che connette il padiglione auricolare al centro della fronte, quindi stessa struttura a destra e a sinistra. Fa un triangolo con gli occhi. E il terzo occhio. Ma cos'è? Una placca? Un filo? Eh no, un filo, sì. Chi gliel'ha messo e perché? Infatti questo è, appunto è solo un filo. È, diciamo così che... Allora, questo è stato messo in passato. Quando lei ha fatto effettivamente, ma lei se ne era già accorta, secondo me, quando lei ha fatto il secondo CINIVAC, che poi non era stata tanto bene e aveva proprio avuto la sensazione di avere questa abduction, questa era stata l'occasione per questo impianto, che in verità inizialmente era un po' più presente, diciamo così, no? E anche fisicamente più invasivo, diciamo. E poi è come se in qualche modo avesse perso di incisività. L'impianto. Perché? Perché lei ha questa capacità rigenerativa molto forte. Protoperla. Io credo che adesso, vabbè, lei non credo che abbia scelto di far vedere il suo viso, no? Però mi sembra veramente evidente, cioè la luminosità, no? La luce che emana. Di Ha scelto di non far vedere il suo viso. Sì, non farlo no, vedere. no, no, assolutamente. Cioè, è proprio un qualcosa che, non so, solo ad un cieco non arriverebbe. Sì. Amaxofobia, paura di guidare, causa esoterica, solo l'entità mentale. Allora, diciamo che lei comunque ha scelto di venire qui, no? In questo mondo, quindi comunque qualche cosa se la doveva pur creare, ok? Perché siamo fatti qua apposta per creare anche delle situazioni di evoluzione, no? E quindi tutto sommato andava anche bene così, ok? Perché comunque di fatto proprio questa sua paura di guidare l'ha portata anche in maniera indiretta, ma fino a un certo punto, alla scelta di cinivaccarsi. Quindi, comunque, non so come dirti, cioè, è proprio una scelta di avere una problematica da risolvere. Per fare qualcosa, Un po' sì, se vai. no si annoiava. Anche Sì. perché io vedo che non è che ci metterebbe tanto a sbarazzarsene. No, Eh? No. possibile per lei e per qualcun altro. No, sono due cose diverse, non posso dare la stessa risposta. Eh? Per quanto riguarda nello specifico Ilaria, è tra virgolette anche un po' quasi affezionata a questa cosa. Alcini. Ha questa paura. Sì, Ha la paura di guidare. è come se, allora, lei ha scelto comunque una vita abbastanza di solitudine o di un basso numero di frequentazioni, no? Non so, è stranissimo a dirsi, ma questa paura è diventata un po' anche una compagnia.
Ok, c'è una vita parallela, una linea temporale parallela, visto che le automobili non esistono da chissà quanti anni, cioè non esistono da secoli, che la collega a questa amaxofobia. Sì, c'è una donna camionista che ha fatto un incidente anche abbastanza. Ecco, qua me la fa vedere che c'è tipo che avesse avuto un colpo di sonno e ha procurato dei danni. Diverse persone sono rimaste ferite, quindi c'è un senso di colpa molto forte, sì, questo sì. Quale vita? Quante vite fa? Allora, me la dà pressoché parallela. Allora, però la guida è sempre a sinistra comunque. Ok, quindi siamo comunque in Occidente. Mi dice tipo boh, Danimarca, forse. Una vita parallela, cioè in questi tempi, XX, XXI secolo, Sì. ma un universo parallelo. Sì, esatto. Danese, come si chiama? Claire, con la K, Claire. Tra l'altro non è neanche tanto lontana da un aspetto nordico. Va bene. Causa esoterica della perdita di sangue spotting tra un ciclo e l'altro. Dopo il ciclo, molto prima del successivo. Ma dunque, non so, non c'entra magari apparentemente niente, ma quello che mi viene fuori è un carciofo, come se lei avesse bisogno di una depurazione che riguarda il fegato e che successivamente alla pulizia del fegato lei sistema abbastanza questa cosa qui. Ok, una depurazione, non mi viene il Sì. termine. Sì, tipo un 3 mesi. Quindi non c'è una causa esoterica, è una causa fisica. Sì, allora sì, è vero, in qualche modo il secondo Cilivac ha voluto agire in quella zona lì, però cioè, nel suo caso proprio non la vedo così determinante. No. Bene, causa esoterica dell'invidia. Ok, entità mentale, ma qual è il motivo esoterico per cui lei si regala questa avventura? La gente la invidia così. Lei ha una frequenza che non è a tutti sopportabile. Effettivamente la sua frequenza alta è proprio questo aspetto luminoso che alcune persone fanno veramente fatica a sopportare, e il che le porta a parlarne male, magari, a voler cercare in qualche modo di provare ad insinuarsi in questa cosa che a loro pare misteriosa. Ok? Questa frequenza, questa luce che le emana è troppo misteriosa. Allora quindi c'è un modo che loro hanno di curiosare, di insinuarsi, no? Perché è come per un mistero che allo stesso tempo intriga e respinge. Stesse considerazioni per la difficoltà ad avere amicizie durature? Eh sì, anche perché diciamo che a volte è anche un po' una caratteristica comune, no? Sia delle perle che delle protoperle, il non riuscire ovviamente a inserirsi in contesti molto numerosi, non riuscire a creare una compatibilità, anche perché vibrando così alto, non è neanche così facile per lei ascendere, a dei livelli di vibrazione molto bassi. Quindi lo può fare lavorativamente,
Lei lavorativamente lavora in un contesto in cui di fatto c'è una bassa frequenza, ok? Quindi lo può fare lavorativamente, ma poi sceglie di non farlo per ciò che riguarda la vita privata, perché riesce a ripulirsi di quelle che sono le basse frequenze che vive nell'ambito lavorativo. Ma proprio per sua naturale predisposizione, sceglie di non rinnovare questo stress, diciamo così, da un punto di vista di relazioni. Causa esoterica del non trovare una strada lavorativa a lei ideale, soprattutto nell'ambito, cioè soprattutto da indipendente, mentre i suoi lavori sono sempre lavori dipendenti. Ma lì è non voler prendere consapevolezza di chi è. Cioè, se lei prendesse completa consapevolezza di chi è davvero, comprenderebbe che intanto non ha alcun bisogno di quel lavoro da dipendente. E secondariamente che potrebbe, se lei lo decide, se lei lo desidera, ciò che ha, dargli un certo tipo di impostazione, di far fruttare ciò che già ha. Se è questo che le interessa. Se non è questo che le interessa, lei potrebbe avere dei ricavi da investire per come le interessa fare. Però tanto il tutto nasce dal comprendere chi è davvero. E se lei comprende chi è davvero, smette, okay, di soffrire di questo lavoro dipendente. Perché non ci sarebbe nessun bisogno. Questo lavoro dipendente. Chi è davvero lei? Facciamo quelli che suggerivano a scuola. È una creatura divina come ciascuno di noi, perché noi tutti lo siamo, creature divine, ma che ha scelto un'incarnazione molto particolare, dove c'è la possibilità di affrontare con maggiore scioltezza una serie di problematiche. Però che cosa succede? Che lei ha questa rapidità e velocità nell'affrontare le problematiche e anche, tra l'altro, vedo una grande predisposizione al perdono, a lasciare andare, a non farsi attaccare Prendersela. dal rammarico, sì, dal rimprovero. Non serba rancore lei. E al contrario, ha scelto di venire in un contesto in cui le persone hanno un ritmo diverso nel fare queste cose. Ci mettono molto più tempo a comprendere le cose, molto più tempo a elaborare i sentimenti. Lei anche la perdita del padre, l'ha elaborata in una maniera eccellente. Va bene, chiamiamolo il padre e il suo padre, il nonno paterno di Ilaria. Portale aureo già aperto. Chiamata per tutti i parenti di tutte le generazioni di Ilaria, per tutti quelli che non c'entrano niente con Ilaria e che vogliono venire, per esempio della sua città, dove vive, della regione da cui proviene il suo cognome e dalla regione da cui proviene l'altra sua parte di sangue. Allora, in totale a rispondere a questa chiamata sono 2013 persone. Perché è come se lei diffondesse questa voce lieve, non so, che si propaga, no, maggiormente, e ha un potere, non so dirti, persuasivo. Non a caso, no? È una protoperla. E
Il padre, ecco, la cosa particolare è che sicuramente loro due sono molto diversi, il padre e la figlia, no? Hanno scelto due percorsi molto diversi, eppure hanno scelto nella loro diversità di incontrarsi come padre e figlia. Diciamo che di fatto anche il padre aveva questa entità mentale vittima, ma chiaramente è stata molto più forte. E infatti lui è stato poi vittima di un incidente che l'ha segnato per molti anni. Non solo l'ha segnato nel suo stato di salute, ma l'ha segnato anche nella sua situazione sentimentale, no? Tanto che è rimasto solo, lasciato, lasciato dalla moglie. Quindi diciamo che è veramente molto interessante questo confronto tra vittime, dove Ilaria invece ha saputo trasformare profondamente questo concetto di vittima per vivere una vita comunque piena, ma ancora limitata, ancora con delle redini. Quindi c'è questa comunicazione, questo punto di connessione fra loro due, anche rispetto a questa entità mentale, che nel padre ovviamente era molto più elevata. Vi viene sette vittime nel padre. Come lo vedi d'aspetto? Allora, un po' scavato nelle guance, con un pochettino di barbetta. Così, adesso mi si è mostrato tipo in pigiama. Non tanto allegro. Il nonno? Un po' un uomo tutto d'un pezzo. Abbastanza serioso, rispettabile, ecco, mi viene fuori questa parola. C'è qualche disincarnato che non abbiamo chiamato nello specifico, per esempio nonne, e che si presenta con l'intento di farsi sentire, far sentire la sua voce. Qualcuno da parte della famiglia della madre, secondo me. Non so se la madre aveva comunque una donna più o meno della sua età, più o meno coetanea, che potesse essere all'incirca allineata nell'età, almeno così mi si presenta. È come se volesse in un qualche modo. Abbastanza anche fuori luogo, ricomporre la famiglia. Come nel tentativo proprio di mettere insieme ciò che nella vita non è stato, quello che nella vita si è sciolto, lei lo volesse forzatamente ricomporre. Non ho capito chi, la nonna. Allora, è una presenza femminile che all'incirca me la dà coetanea con la madre, ma non è detto che ovviamente attualmente sia coetanea con la madre, mi si figura così. Ed è come sì, se volesse questa riunione che a un certo punto si è spezzata. Tra la madre e il padre di Ilaria. Sì. Va bene, Vic a pioggia a tutti, a questo padre indolente, a questo nonno fiero, a questa parente Maria De Filippi. Beh, che brutto paragone. Beh. Mi pulirei la bocca con il sapone se avessi del sapone sotto mano. Che succede? Questa Monica non è una sessione di pulizia, è una sessione di creazione. Sì, Dobbiamo succede. usare Ilaria per fare delle cose.
Eh sì, decisamente. E qua succede che il padre si alza e si veste. Vedo che va in bagno, si lava e si veste di tutto punto, in maniera elegante. Adesso me lo dà tipo con un completo, non so se è corretto dire scozzese, no? Così, comunque con una fantasia particolare, non tinta unita. E vedo che ci tiene, si profuma e si fa la barba, si rade, sì. Il padre che cosa vuole dire a Ilaria adesso, ora che ha capito? La finzione, il gioco, il set cinematografico. Grazie comunque per avermi sostenuto nel gioco che io ho scelto di fare. E che ti ho sempre sentita vicina, grazie. Ho avuto tanti momenti di tristezza e tu hai sempre saputo essermi vicino. Sì, mi porta l'attenzione, su quella data, perché in effetti era proprio stata una data in cui lei, avrebbe dovuto incontrarti in qualche modo, no? E quindi questa data è stata successivamente spostata, no? Infatti mi fa vedere che, se ci fosse stata questo incontro, è come se lui avesse ritrovato una sorta di forza vitale. Ok? Ma non era ciò che lui desiderava, perché aveva portato a termine, diciamo così, il suo gioco. Ma quale incontro? Non ho capito. Era stato definito un incontro quel giorno lì in cui il padre è deceduto. Ah, sì. Messaggio del nonno. Sei una donna stupefacente. Non saprei inquadrarti, mi fa vedere, no, che è come se andasse a ripescare un po' nella memoria dell'albero genealogico che lui ha presente e lui dice: non saprei inquadrarti, avvicinarti a nessuno dei personaggi della mia famiglia. È curioso, no? Vedo che esplora un po' questo albero genealogico, andando proprio indietro. E mi fa vedere effettivamente come quest'albero genealogico mano a mano si è come sfoltito, no? Un albero che riduce sempre di più i suoi rami. Ok, li salutiamo tutti e li mandiamo nel portale Aura. Sì, è bello per l'immagine perché Ilaria vedo che è come se soffiasse dolcemente in direzione sia del padre che del nonno. Quasi non so come accompagnarli con la sua presenza e dargli allo stesso tempo un saluto. Un'immagine molto dolce, molto lieve, come è lei, molto leggera. Io non analizzerei neanche il motivo per cui ha avuto quell'incidente, quali erano le entità, cosa doveva capire. Ormai ha preso la VIC il padre ed è andato. E Ilaria è d'accordissimo su questa cosa, grandi pollici in su. Quello che è stato, io adesso invece piuttosto vorrei andare a capire cosa sono le protoperle. Andiamo laddove nascono le protoperle. Nel nido delle protoperle.
Sì, mi mostra una conchiglia molto più grande di quella che avevo visto e mi fa All'inizio. vedere, sì, e mi fa vedere al suo interno una serie di perle. Però me le fa vedere di un colore diverso rispetto, per esempio, a come vedo i bambini di oggi. I bambini di oggi li vedo come perle proprio. Insomma, bianco luminoso, no? Invece loro è come se fossero un po' più azzurrognole, cioè come se ci fosse una piccola velatura in più intorno, mentre invece le perle di oggi sono completamente libere da questa velatura, come se ci fosse stato, diciamo così, un upgrade, no? Un ulteriore step. La velatura cosa comporta? Ma minore frequenza? Più di tanto questo non mi pare, perché lei la frequenza ce l'ha già molto alta. Forse qualche sacrificio in più nella vita. Una vita magari, da certi punti di vista, in cui trovare meno sodalizi. Anche perché numericamente le protoperle sono in numero molto inferiore rispetto alle perle. Quindi già proprio in sé per sé molto improbabile che si conoscano fra di loro, perché ce ne sono talmente poche distribuite qua e là. Invece le perle vedo che ce ne sono in numero maggiore, sono in costante aumento. E poi vedo che riescono a connettersi maggiormente le une con le altre. Le Sembra un protoperle po'. rimangono un po' più isolate. Sembra che l'accanimento legato al Cinivac bambini mi viene da dire che sia quasi una roba tipo Erode, no? Si sa che stanno arrivando bambini speciali e quindi spariamo Certo. a zero sui bambini rendendoli il più possibile malati o defunti. Vero, sì. Colpiamo sulla larga scala, Ok, così siamo sicuri di beccare anche loro. chiamiamo tutte le amiche di Ilaria, le protoperle adesso incarnate. Dimmi più o meno quante sono, le mettiamo in un posto unico, vediamo cosa fanno. Dimmi più o meno che età hanno, se sono sulla quarantina, Sì, come sì, sì. da tutte più o meno di quell'età lì. Sì, tra i 35 e i 45, un goccino meno. Quante Sì. sono? È interessante perché ricordo la prima volta che è stata fatta la sessione delle perle ed era venuto un numero che era il 300 e adesso mi toglie lo zero. 30. 30 perle. Pronto. 30 portoperle. Ok, nessuno. Quindi Ilaria è una delle 30. Dico di sì. Ok, Ma lei stessa credo che le risuoni questa cosa. cosa sono venuti a fare? Tanto Ad Ilaria. essere luce, ad essere bellezza, quello che lei è. Essere luce, essere bellezza, essere leggerezza. Essere lievi. Prive di peso. Prive di pesantezza. Quindi a fare solo da preparazione alle perle. Così, una prova generale. No, no, perché vedo proprio che lei mi viene tipo in funzione disinfettante, cioè tipo vedo che lei sale sul treno, no?
passa nel corridoio, tipo per cercare il posto, ed ha proprio questa azione vaporetto, non so, no, ripulente, come se fosse un getto a vapore che sterilizza, che pulisce. Mi dà Ne questa roba. risente lei? Poi stanca, tipo. Contenta, beata, bella come il sole. Naturale, lei è così, va naturale, procede e disinfetta, pulisce. Ok, cinema, madre e Stessa cosa compagno. sull'ambiente di lavoro, vedo. Vedo anche che lei è molto calmante degli ambienti, anche se è vera, questa cosa che la gente è incuriosita dalla sua vita, è un po' impicciona, è un po' invidiosa, però poi di fatto lei riesce a. Non so come spiegarti, abbassare i toni, a rendere meno. Niente benzina sul fuoco, Sì, ma esatto. neanche acqua. Esatto. Semplicemente lei non fa una piega. Sì, esatto, non si scompone. Ok, mentre Ilaria mi scrive nella chat privata se vuole affrontare l'argomento fiamma, perché non abbiamo parlato, chiamiamo la madre del compagno nel cinema. Ma lei ha a che fare con Milano in qualche modo? Hai a che fare con Milano in qualche modo? Fiamma sì, comunque va bene, l'affrontiamo. Madre e compagno vengono? La madre la vedo proprio con uno sguardo un po' arcigno. È un po', sai, con la bocca stretta, un po', sai, con quelle rughe lì che credo che chiamino codice a barre, no? Così viene. Ma vuole Non so. venire? Perché se le dà fastidio e deve avere Oddio. questa. Sembra Dai. un limone, non so, sai quando è tutto spremuto all'interno, no? Tipo un limone quasi. Vuole venire per sé? O vuole venire per farci vedere quanto è disgustata e infastidita? È come se fossi in un momento di implosione, ecco, questa è la sensazione che mi dà. E quindi è come se in qualche modo volesse provare ad evitare questa implosione. È come se ci fosse comunque un piccolo lumicino, una piccola scintilla vitale di autoconservazione, chiamiamola come la vogliamo chiamare, che vorrebbe evitare questa disfatta. E quindi è per questo motivo che c'è. Il compagno, non so per quale ragione, mi è venuto che ha la cinghia dei pantaloni slacciata, tipo come se avesse appena mangiato, no? Così, quindi ha allentato la cinghia dei pantaloni. Sì, si è seduto lì, però ecco, c'è questa specie di sonnolenza post-pasto. Ok, dove si siede più o meno? Quasi pronto un po' per una sorta di pennichella, non so se quando l'occhio inizia un po' a calare, però è educato, tutto a modo. E comunque lui è in prima fila. La madre è come se non potesse occupare un'intera seduta e se ne sta tutta rannicchiata sul bordo della sedia, anche come se. Quasi non sentisse di poterla occupare quella sedia, ecco. Va bene, il compagno è la fiamma. Mi sembra di no. Nessuno di noi è stupito. La fiamma è incarnata? Mi sembra di sì. La fiamma è una protofiamma, è una protoperla? Ok, no, questo. Se no devi beccare uno su 30.
1 su 29. La fiamma è vicina? Beh, io l'ho vista a Milano, perciò che gli ho chiesto se aveva a che fare con Milano. La fiamma lei la conosce? Ilaria, io a volte faccio delle domande, ma non so perché le faccio. Questa non la faccio mai, non so perché l'ho fatta. Insomma, da un paese che ero, a Milano, non so se le dica qualcosa, se ha acquistato qualcosa, sai, no? Non è che magari deve conoscerlo proprio come si intendiamo noi la conoscenza, no? Ma siccome lei lavora come dipendente, ci sono delle filiali, può essere una roba cose. Tipo così? Filiali, colleghi, riunioni. Mi fai dare una gru, però non lo so il perché. Una gru, costruzioni? Costruzioni, sì. Okay. Lei come PS, come anima, ha in serbo per sé questo incontro? Al momento no. No, perché comunque lei è una persona, come mi ha fatto vedere all'inizio, no, di Laura Ingalls, cioè una persona molto retta, molto corretta, molto comunque leale. Ha lavorato a Ro qualche giorno, due settimane fa. Vedi? Fantastico. E me ha detto che c'era stata a Milano, ha detto. Beh, però Ro non è Milano, in effetti, è vicino, molto vicino, ma non è Milano. Non è in provincia di Milano? È provincia, ma non è Milano. Bene, va bene. Allora, mi sono persa, scusami. Dicevamo, lei è molto retta, quindi finché praticamente ha un compagno, lei non pensa assolutamente. Okay. Ma nei piani della PS c'è quello della fiamma? Aspetta. Allora, mi fa vedere, tanto che questa PS, essendo una protoperla, cioè non è proprio come la nostra, e mi piace, no? Come mi pone vari piani, no? Me li fa vedere a strati, laddove lei può scegliere, no? Non è che c'è solo un piano, e questo lei l'ha capito subito, no? Mi fa vedere vari piani, non è che io ho un piano, io posso avere vari piani. E uno di questi piani, sì, prevede questa conoscenza, sì. Va bene, vi due, Vic Vite. Lei allora, lei non serve. Ma ok, niente, allora come non detto. Non serve. Perché non gli serve? Perché è una protoperla. Allora, però mi fa vedere una cosa bella, che mi fa vedere che non le serve effettivamente per la funzione che, per cui è stato creato, però tipo che apprezzerebbe molto l'oggetto e esteticamente e da tenere con sé e da tenere in casa e ogni tanto guardarlo e donarlo anche. Moltiplicarlo e donarlo? Sì. Ho una proposta da farle. Tutte le volte che lei va in giro, no, sistema, l'ambiente armonizza. Da adesso in poi lei diventa una distributrice di V2 automatica, continua, infinita, eterna. Sì. E tutte le persone che sono nel suo raggio d'azione, raggio di 500 metri, quindi immagina, non so, una stazione ferroviaria, tutte quelle che sono nella stazione ferroviaria hanno la V2. Se ci ne vaccate. Lei è meravigliosa perché proprio mi si presenta con questo garbo da cui estrae dalla tasca in continuazione questi cuori. Mm-hmm. Come se queste tasche fossero senza fondo, no? Età beta. E continua, sì. Ad estrarre cuori e a distribuirli con estrema gentilezza, però non so, non è una gentilezza smielata, è una gentilezza cordiale, molto misurata. E tutte le persone la accolgono proprio senza alcuna diffidenza. Ok, quindi questi cuori sono la V2. Sì. Accetta di farlo?
Sì, molto volentieri, dice, va bene. Sempre con questo suo modo misurato, cordiale, Vuole gentile. proporre la stessa cosa, insegnando loro come si fa, agli altri 29? Qualcuno è un po' sorpreso perché non ha capito minimamente di che cosa si tratta, non sa di essere una portoperla, anche Diciamo, perché vedi in zone boche. Aiuto. diamogli un veloce aggiornamento, upgrade a tutti e 29. Ce ne sono Vogliono? alcuni che vivono in zone molto difficili. Amazzonia, deserto, così. Sì, in zona anche Oriente, tipo forse Afghanistan, è venuto fuori una cosa molto Perduta. belligerante, desertica, sì. Accettano tutti e 29, quindi con lei 30. Ok, Sì, assolutamente, tutte sì. con queste condizioni, quante persone tra un mese avranno avuto la loro V2? Allora, vedo che non per tutti la distribuzione è uguale, perché vedo che in alcune zone vengono rifiutate le V2. La loro azione è di porgere un'opportunità. Sta alla persona scegliere di prenderla o meno. Quante? 10, 100, 1000, 1 milione? 10 milioni? Mi viene come numero per ora 10.035. Va bene. Causa esoterica del collegamento con quel paese, posso dirlo? Posso dirlo? Con la Francia di Ilaria. Non so, mi viene una risposta stranissima che non saprei neanche come tradurre, perché mi rimanda a una certa cinematografia francese d'autore, aspetta che devo capire anche come interpretare questo messaggio, Le Comte, Patrice Le Comte. Vuol dire, aspettami. È come se lei potesse essere tranquillamente un personaggio di un film e un tipo di personaggio in un tipo di film ottimamente traducibile secondo una regia francese. Ma lei mi sta scrivendo adesso che vuole trasferirsi in Francia. In una Lei di quelle vuole case. trasferirsi in Francia. È il sud. Eh? E ci potrebbe anche stare bene perché è proprio cioè, se vogliamo intendere questa vita come un sogno, come un film, il film francese, la cinematografia francese, chiamiamola così, no? Se vogliamo stare su questa metafora, va benissimo per lei. E lei, in quanto protoperla, può scegliere vari contesti. Quello che mi viene da dire che non la vedo così immediata questa scelta, come se lei avesse cose da fare qua in Italia. Cose da fare non intendo, esclusivamente pratiche, ma da un punto di vista energetico, probabilmente anche legato a questo discorso della fiamma, e che in qualunque momento poi lei scelga
di fare questo va bene, cioè ci riesce ed è un buon contesto per lei. È il film giusto. Va bene, non ci resta che andare al cluster, a togliere queste quattro cosine che abbiamo trovato. Il pulcino, un EDL, è un'entità mentale bassa, vittima, non così importante, eliminabile anche da sola in un mese. Ma noi siamo qui per togliere tutto e per dare a questa anima dolce, così, una piccola spinta di cui non ha bisogno, ma che male non le fa. Ecco, tutto quello che io trovo qui nel cluster è una specie di margherita con un petalo in meno e mi suggerisce l'immagine del mamma non mama. Vedo che questo è il suo cluster. E niente, con la sua grazia, lei direttamente coglie questo fiore e lo inserisce dentro il portale definitivo. E con molta classe, sai, molta eleganza, chiude il portale definitivo. Facciamole creare un ad eternum da protoperla. Danzando. Come una sorta di danzatrice, di ballerina classica. E attraverso i movimenti, quindi le scie prodotte dai suoi movimenti, generano l'ad eternum, questi movimenti delicati, eleganti. Qual è il nome del progetto che sta per crollare di Ilaria? Distrazione. Perché non c'è niente da fare. E della PS? No, il nome della PS? Tipo, non so se Mirta o Mirtillo. Tutte e due. Mirta, Mirtillo. Della PE? Vigneto. Avatar. Come no, non lo vedo, cioè, non c'è. Cercare non lo vedo, no, è come se fosse quando ti fai lo scrub della pelle, ah, no? Che come rimangono se fosse la muta del serpente, sì, ma molto meno, ecco, più il nostro scrub, no, quel piccolo residuo. Ad eternum protoperla. Bene, nuova, ho paura a chiedertelo, nuova vibrazione. Lei poi è anche molto carina, no? Come se volesse anche calibrare il tutto. 955 miliardi. Se no sarebbe più alto. Sì, sì, sì. È così. Nuova consapevolezza. Uh, 602%. PSP 54 la PS. Vite. Sì, 501. Cervello. Proprio questa delicatezza mi fa vedere 13.9. Pazzo. Bene, lungo messaggio finale, dove la PS ci risponde all'unica vera domanda di tutta questa sessione, che giustamente Ilaria ha da poco, pochi secondi scritto. Cosa è venuta a fare qui? Cosa può fare con questo 13,7?
e messaggio finale, tutto insieme. Paradossalmente quello che ha sempre fatto, portare se stessa in questi luoghi, nel luogo in cui lavora, portare se stessa sui treni, portare se stessa dentro le case, portare se stessa per esempio molto anche nella natura, nei luoghi magari in cui c'è stato un incendio, no? Che sono rimasti in siccità, ecco. Non necessariamente, no? Lei deve fare grandi progetti, anzi la vedo molto anche in una vita semplice, tra virgolette, se lei è questo che desidera, e darebbe moltissimo in questa vita semplice. E quindi questo è un piano di scelta e un piano di possibile esistenza. In un altro piano vedo invece una manifestazione un po' più legata al corpo, ed è come se lei riuscisse a creare una sorta di linguaggio in cui c'è una danza mescolata a dei movimenti liberatori, insomma una disciplina che lei crea e che trasmette. Che è una sorta di purificazione, non saprei neanche come definire. Pratica di purificazione. Ma cosa è venuta a fare, oltre a portare se stessa nel mondo? Cosa potrebbe fare? Non so, l'insegnante di yoga, l'insegnante di danza, dedicarsi al canto. Lei vorrebbe il lavoro indipendente. Quindi è lì che scalpita, forse è proprio quella la direzione, una cosa da fare in maniera autonoma, che magari la porti anche a contatto con tanta gente, non perché lei debba aiutare chissà che, nel senso, non ci facciamo troppo prendere da quello che vediamo. Non lo so, me la dà molto legata comunque alla possibilità di trasformare le case e le cose. Anche con la capacità di vederle trasformate e di vederle rinnovate. Questo occhio particolare nel saper riconoscere come le cose e le case possono acquistare nuova vita. Questa predisposizione qui. Quindi è come se fosse impossibile collaborazione appunto con un discorso di costruzioni, ma allo stesso tempo con un discorso di ristrutturazioni in cui lei può collaborare attivamente attraverso il suo punto di vista, attraverso la sua intuizione. Ed è un'intuizione che nasce molto dal respirare le cose, dal percepire quasi la richiesta delle case, delle cose, come se le case e le cose potessero chiedere loro un cambiamento in una certa direzione. Lei lo interpreta e lo realizza. Ok. Facciamo un controllo di tutte le sue case, quelle che ha, quelle dei genitori, quelle in cui vive, sono 4. Sì, magari quella lì in Francia dove c'è un'altra persona lì, che vi abita, però questo è legato un po' alla persona che abita lì, quindi più di tanto non è che si possa agire, sono interferenze legate a quella persona, non all'abitazione. Ok, beh, lei può mettere il suo ad eternum protoperla dentro i muri della sua casa, di certo. Tutte le sue case. Certo. Sì, assolutamente. Ok, la madre cosa fa?
non so, così arrabbiata, infastidita perché nessuna delle caratteristiche che ha la figlia lei le riesce ad avere. Ah, vabbè. E la figlia le offre, lei fa sì adesso, la figlia le offre, se lei lo accetta, un ad aeternum protoperla. Lo accetta? Sì, allora dunque lei glielo invia appunto sempre con la sua delicatezza, come si chiama? Il dente di leone quando si trasforma e diventa soffione, no? Prova a porgerglielo così e vedo che la madre rimane così stretta a braccia conserte. Quindi non lo prende. No, per ora no. Al compagno. È carino perché lui si era un po' addormentato, no? E allora lei gli solletica il naso, no? Con questo soffione. Lo E lui prende. sorride, sì, lui sorride e lo prende, sì. Alle 29 protoperle. E ogni protoperla ha creato il proprio, però, eh? Se le scambino. Sì. Così. Sono tutti molto fantasiosi, creativi. Ultima cosa, l'ultimo lo dà alla fiamma. È molto diverso da lei perché l'ho visto proprio un po' irruento, no? Che la abbraccia, proprio l'avviluppa. Mamma mia, Monica, sei l'unica in Italia che dice irruento, che è l'unico modo giusto per dirlo. Ma chapeau. Chapeau Monica, detta Garzantina. Sai chi è che ha, mi sembra che sia stato lui a distruggere la parola e trasformarla in irruente? Fantozzi. Paolo Villaggio nei suoi film. Mi sembra, pare. Quindi, lo prende o no? Sì, lo prende e prende pure lei. Ah! Lo prende e prende pure lei, se la abbraccia fortissimo. E lui è un tipo molto passionale. Ok, lui a quanto vibra? Ha una bella energia lui, eh. 580. E lei adesso? No, no, lei si è fermata lì. 995, così, sotto 1000, poco sotto 1000. Abbiamo finito. Ciao a tutti, disconnettiti da tutti e tutto.